questo, dicevo, è il programma che raccoglie tutte le iniziative che si svolgono al Castello Sforzesco e che è parte determinante del più ampio Palinsesto Milano dell'anno 500. In questi mesi abbiamo avuto la possibilità di presentare Leonardo Milano 500 in diverse città del mondo, ricordo New York, la Morgan Library, ricordo Londra, la National Gallery, ricordo Parigi, ricordo Berlino, grazie a una collaborazione davvero molto significativa e importante con Fondazione Stelline, con la sua presidente Piercara Del Piano, che saluto e ringrazio, con tutto lo staff, che ci ha permesso davvero di raccontare nei mesi che hanno preceduto l'apertura di queste nostre celebrazioni che cosa sarebbe accaduto a Milano. In particolare voglio ricordare, anche se abbiamo avuto già modo di presentare una collaborazione molto preziosa con le Ferrovie Nazionali Francesi, con Air France e con Bipart, che di fatto hanno realizzato un'installazione multimediale sul treno che collega Milano, Torino e Parigi, che racconta costantemente la Sala delle Asse come epicentro, se vogliamo, di questi 500 anni di celebrazione dalla morte di Leonardo da Vinci. Prima di dare la parola al dottor Sazzi vorrei innanzitutto darvi lettura del messaggio che ci ha inviato il collega Stefano Bruno Galli, assessore alla cultura di Regione Lombardia, che è il nostro partner nel progetto Leonardo Mai Visto, in particolare con attenzione specifica agli itinerari che permettono di radicare e comprendere l'esperienza biografica di Leonardo da Vinci non soltanto nella città di Milano ma evidentemente anche nello spazio della intera regione. Il messaggio è questo: buongiorno a tutti, desidero anzitutto salutare i presenti, scusarmi personalmente con voi e con l'assessore Filippo Del Corno. Una giunta regionale anticipata alle 12 mi impedisce di partecipare alla presentazione di questa ricca e articolata esperienza Leonardo Mai Visto, che si inaugura nel suggestivo portico dell'Elefante, nella cornice ideale del Castello di Sforza, epicentro del palinsesto del Comune di Milano per il quinto centenario della morte del grande genio rinascimentale. I tre itinerari proposti e racchiusi sotto il titolo Leonardo Mai Visto rappresentano un momento di estremo interesse. Prima di tutto l'occasione più attesa, la riapertura della Sala delle Asse, con la sua celebre volta nella quale si intrecciano rami di gesso e corde dorate. Corde dorate, un'intera preziose decorazioni progettate e dipinte dallo stesso Leonardo per ricreare un pergolato, quindi una sorta di illusione pittorica, in una sala di rappresentanza molto importante per lui col nuovo. Si tratta della celebrazione di un importante luogo del potere. La seconda tappa di questo itinerario sulle tracce di Leonardo consente invece di vedere da vicino, quasi toccare con mano, la maestria di Leonardo nei disegni esposti nella sala di incarico. Un'esperienza tipicamente leonardesca perché intreccia perfettamente arte, natura e scienza. La terza tappa si configura invece come un vero e proprio viaggio a bordo della macchina del tempo. Il percorso multimediale ci porterà alla scoperta della Milano leonardesca, dello spazio urbano con i suoi edifici e luoghi della socialità di allora. Anche noi, come Regione Lombardia, abbiamo decorato le vetrate del Belvedere di Palazzo Lombardia con vetrofanie che segnalano i luoghi leonardeschi in Milano e nel territorio regionale, come emergono anche da una pianta geografica che ci vi offre il loro insieme. Il 27 maggio proporremo lo spettacolo di Vittorio Sgarbi dedicato a Leonardo. La tessera dell'abbonamento musei, che è regionale, ricordo, di quest'anno è dedicata a Leonardo e con la formula extra si potrà accedere anche ai musei piemontesi. Con la formula 500+1 e l'estensione oltre l'anno leonardesco per poter accedere a 150 tesori lombardi da aggiungere ai luoghi delle celebrazioni di quest'anno. Valorizzeremo infatti le opere di ingegneria idraulica di Pavia, Vicenza e Proprio d'Anna. Organizzeremo un convegno sul Ducato di Milano di Nicol Moro, grande mecenate ma anche uomo politico, in sintonia con le grandi correnti portatrici di civiltà europea tra 4 e 500, con buona pace di Niccolò Machiavelli. E pubblicheremo un libro sulle influenze leonardesche dell'arte lombarda per non immaginare la figura dell'artista rispetto a quella dello scienziato. Infine cercheremo di legare la figura di Leonardo alla nostra rosa comune, visto che l'armonizzazione dell'incisione rupestre fu ottenuta attraverso la sovrapposizione dell'uomo vitruviano. E quest'anno cade anche il 40° anniversario del riconoscimento UNESCO delle incisioni rupestri, il primo sito riconosciuto in Italia nel 1979. Insomma, tra quelle del comune e quelle della regione, il palinsesto delle celebrazioni leonardesche